Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video vlog barra chiacchiericcio. I miei soliti video e vlog, questi sono. Per dirvi, sì, lo so, mi vedete a metà rossetto perché tra poco me lo dovrei mettere in diretta con voi, ovviamente. Ma non ho ancora idea di come fare, quindi vabbè, dettagli. E niente, quindi mi devo fare anche il letto perché è bello disfatto, come potete vedere. E sì, me lo devo rifare. Quindi, a dopo. Allora, rieccomi. Dunque, mi metto il rossettino, che non è un rossetto, ma è come se fosse un rossetto perché è una matitina. Una matita. Avrei dovuto anche andare in bagno a mettermelo bene, ma la luce del bagno non è perfetta. Quindi lo mettiamo qua, che poi sono contro luce, non so cosa si possa vedere. Aspetta un attimo. Ok, insomma. Vabbè, facciamo che si è messo bene. Sembra fucsia, ma non è fucsia. Vedete, è un rosso come il mio smalto. È un rosso come il mio smalto, sì. Già, fidatevi comunque. Ecco qua, questa è la matita che... Ecco, già. E niente, questo è quanto. Ora faccio il letto e ci vediamo dopo. Allora, se mi vedete così, tutta vestita per uscire, perché ho un freddo bestia proprio, c'è un freddo che non resisto, e quindi ecco perché mi vedete così, e per giunta mi sono anche truccata per il video, però, vabbè, è una passione YouTube per me, quindi prendetela così. Dopo della vita, ora mi sono fatta una ragione. Non mi interessano né iscritti né visual, lo faccio solo per passione YouTube, anche TikTok e tutti gli altri social, ma... Se casomai un giorno non dovesse esistere più niente, ne ho dubbi, però almeno mi sono divertita almeno un po' a fare un po' di video, make up, non solo, vita reale, tutte queste cose. Comunque niente, premessa, questo è perché sono vestita così, per uscire, perché mi piace stare così vestita, bella tutta imbacoccata, niente. Poi è già arrivato l'autunno, l'inverno, tutte queste belle stagioni. E perché non rimboccarci le maniche e darci da fare anche se siamo su YouTube, va bene. Ah, oddio, come si vede bene l'illuminante, vedete? Non vedo questa parte, vedete di qua? Aspettate che vi... Allora, vedete? Anche di qua come si vede bene l'illuminante? Si vede benissimo. Anche di qui, già, bello, 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 proprio wow, bellissimo, illuminante, bellissimo, bellissimo, ok, ora vi risistemo e ci vediamo per il letto. Vediamo qui.
Come ragazze, allora, dunque, ho fatto appena il letto, nulla, mi ho messo questo rosetto che sembra un fucsia, ma in realtà è un rosso sparapresciato, non capisco perché me lo fa fucsia in telecamera, smazza un po' i colori, e in effetti è vero. Dunque, come palette ho utilizzato uno che vedete lì, quella della, cioè, Opulence, aspettate, ve la come colori ho utilizzato questo qui, questo qua, ed è Imperial, questo qua, e più questo qui, molto bello, vedete? Tutto sfumato nella palpebra fissa più mobile, anche da questa parte, e poi di qui ho messo un po' di bronzer e blush. Qua, non so perché qua è più visibile, qua di no. Boh, non ne ho idea. Aspettate che faccio un veloce check-up del make-up, perché così non mi piace per niente. Attendete un secondo, si può tutto in diretta. Allora, c'è qualcosa che non mi torna. Con qua lo spulcio bene. Ecco qua. Tanto tra poco mi strucco, però almeno un po' di blush si vede, si intravede. Non mi sono anche troppo pure di qua, vabbè, la solita porcheria mi esce a me. Già. Ok, niente, la farmacia. Almeno ci ho provato, vedete come esce di qua, come esce di qui? Io non lo so perché fa così di qui, di meno e di qui di più, boh. Devo ancora imparare a usare i due colori, perché se no non c'è niente da fare. Poi qui cosa ho utilizzato? Qui. Opla. Qui ho utilizzato nella rima inferiore degli occhi, ho utilizzato questa qua. Questo colore, che non lo so leggere perché non mi ricordo come si legge, perché sapete che ho il mio livello di inglese a livello elementare, quindi vabbè. Scusate, il gioco di parole, ma è così. Il mio livello di inglese è a livello elementare, quindi vabbè, no commento. Comunque, ho utilizzato questa qui, questo colore qui, nella rima inferiore dell'occhio, non so se si nota, eccolo qua, eccolo qui, già, questo qui. E come mascara niente, perché già era troppo pesante il trucco, se vado col mascara. Buonanotte al secchio, che no, non va bene. Oggi ho potuto fare senza mascara e vedo che va benissimo lo stesso. Questi ciuffi non vogliono sapere di rimanere al suo posto. Già. E niente, allora, adesso vi risistemo da un'altra parte. Allora, cambio il programma, non vi risistemo da un'altra parte perché vedo che ancora il tempo mantiene, anche se sembra che stia per piovere, perché c'è un tempo veramente di... Non mi azzardo a dire di cosa, perché sennò già YouTube mi banna il video, se no, se non il canale anche, perché non devo dire né troppe parolacce, ma non devo dire sempre le stesse parolacce, perché dopo un po' YouTube si potrebbe anche stufare, e nel senso, della parola ci avrebbe anche un po' di ragione, quindi devo intrattenermi le parole. Devo essere meno volgare su YouTube, perché so di essere volgare, quindi non lo faccio apposta. Però non va bene, comunque devo un po' contenermi, almeno su YouTube, non solo nella vita reale, quando dico troppe parolacce, ma che su YouTube mi devo contenere, che è meglio. Quindi nulla, questo è il mio outfit, vi faccio vedere, aspettate un secondo che questo è il mio outfit, come potete ben vedere, con i pantaloni leggings, che poi sono pantaloni da ginnastica, e questo è il mio kimono.
un giacchetto così. Poi ci ho messo poco profumo perché sono andata a fare una bella camminata, appunto. E ho detto cosa mi metto elegante se poi sudo come una bestiolina. Quindi, vabbè, questo è il mio kimono. Non so se si può vedere. Sì, si può vedere qualcosa, esatto. E niente, questo è un altro kimono, un giubbottino, qualcosina per te, più calda ancora. Tutto speciale, tutto bello, come potete vedere dalla trama del giubbottino, vedete che okay, allora io prendo la, non so se è della taglia mia, che adesso sono un po' ingrassata di un bel po' di chili, prendo, devo dire la verità, non lo voglio dire quanto peso, però peso abbastanza, ragazzi, non vi preoccupate che peso un bel po'. Non dico quanto, però, appena che non voglio essere presa per i fondelli, però è la verità. Quindi, io allora peso, no, peso no, ma il taglio, vado di size, numero, non è più small, perché small l'ho passato a un bel pezzo. Quindi, una bella large, X large, bella, una XL barra large, se non mi sbaglio, sì, perché ragazze, tra il seno che si è più sproporzionato, è diventata una bella terza, bella piena, poi le spalle che sono un po' abbastanza, non dico ingigantite, ma ci stanno bene grosse anche loro, non sono tanto grosse, ma non sono neanche piccoline, quindi una bella misura abbondante, quindi non sono più una small come quando avevo 13-14 anni, e anche a 24 un po' di misura l'ho presa, non molto, ma le misure di quando avevo 24 mi stavano dal 13 al 24, nel senso che quando avevo 24 anni avevo la misura di quando avevo 13 anni, ancora, ancora, voi direte come mai? Perché mangiavo poco e non stavo bene con i denti. Quando poi mi hanno tolto il dente del giudizio, mi sono aspettata un attimo che vi raddrizzo l'inquadratura. Ok, dicevo, mi sono rifatta mangiando e ho preso tanti chili in più. Quindi ecco perché voi mi direte, intanto mi scrivete, ma scusa tu, tra statura, corporatura e tutto quanto. Corporatura non si può sentire. Comunque, in tutto, il totale delle tue misure, quanto sono? Allora, il busto porto tra una 42 e una 43, se non erro, non il busto, cioè questa metà qui, questa sarebbe il pantalone, sarebbe. Prendo una 42, se non erro, se non mi sbaglio, non vorrei dire una cavolata, ma penso di sì. Mentre di spalle e busto, prendo una bella XL barra large. Direi di sì perché, raga, non sono tanto grassa, ma un pochettino sì. Non voglio dire il peso, ribadisco, perché non mi piace dire troppo cose qua su YouTube personali, non voglio entrare troppo nel dettaglio, quindi non credo di dirvi mai il mio peso ideale, però chi lo vuole sapere, ovviamente, dei miei amici youtubiani, mi può scrivere in privato, però non mi scrivete, ragazze, perché sinceramente non mi va di dirvelo, chi lo sa. Lo sanno amiche mie private, sempre YouTube, e solo loro le ho riferito realmente qual è la mia taglia, altro ne so nessuno, okay? Cioè il mio peso, scusate, non la taglia, la taglia già ve l'ho detto a voi, ma il peso non lo so, quasi nessuno. Quindi ragazze, e niente, quindi invece la misura delle scarpe 1,35, voi direte, così piccola, sì, ragazze, così piccola perché prima di tutto non ho intenzione di cambiare scarpe perché le scarpe sono comode, poi anche se è una 35 va benissimo per me. Poi cosa? No, cosa ho detto? Non ho intenzione di cambiare scarpe, che fesseria ho detto? No, vabbè, ho la 35 perché, raga, dipende dalla misura delle mie scarpe.
O a volte prendo il 35 o il 36, appunto, dipende un po'. Se è uno stivale prendo il 36, se è uno stivaletto. Se è una scarpa da ginnastica, qualsiasi scarpa è 35, non c'è da sbagliarsi. Mentre se sono scarpe col tacco, anche lì, stesso identico discorso, 35 e 36, non c'è da sbagliare. Poi, e niente ragazze, questa era tutta la mia pochette. Io ho finito i miei trucchi, nel senso che ho finito un mascara ed è questo qua della Rimmel ed è bellissimo, buono. Peccato che l'ho finito, quindi dovrò farmi una ragione e usare un altro che ne ho in scorta. Ne ho tantissime mascare in scorta, vabbè. Poi cosa dirvi di bello? Oggi stamattina sono andata un po' in giro intorno a casa mia, poi sono andata a fianco al porto, ma non molto vicino al porto. Mi sta facendo male la spalla, non so perché. Boh. E niente, ragazze, non lo so. Volevo scrivere qualcosa al mio quaderno, qualche sfogo in più. Se volete, rimanete con me, che intanto comincio a scrivere qualcosa del mio quaderno, non mi veniva in mente la parola, scusate, un piccolo lapsus. Allora, questa è la mia agenda, come vi avevo detto che dovevo scrivere qualcosa sulla mia agenda. Non so ancora cosa scriverò, però intanto mi metto a scrivere. C'è già scritto qualcosa, come avete visto tempo addietro. Ecco qua, e adesso scrivo. Vediamo sempre che scrive questa penna. Si scrive, ok, questa penna qua. Allora, sempre che scrivo con zampe di gallina, ma va bene lo stesso. Sto appuntando tutto ciò che devo fare sia mattina che sera, di tutte le cose che sto facendo, sia per quanto riguarda l'organizzazione dei miei tempi, dei miei ritmi, di tutte le cose che devo fare. Ecco perché ogni volta che scrivo così mi ricordo sempre quello che devo fare, ovviamente, mi sembra giusto. Se scrivo qualcosa mi ricordo sempre, se non, invece se non me lo ricordo, apro questa e la vado a guardare cosa devo prendere, ma tanta roba me lo ricordo sempre, come se fosse non so che cosa, un un'Ave Maria più o meno, come se fosse un'Ave Maria che devo ricordarmi di ripetere a memoria. Poi, allora,
Ok, dopodiché, cosa devo scrivere? Sì, lo so, più passano i minuti, ma raga, prendetelo così come un gioco, che sto facendo il video più lungo così vi tengo più compagnia migliore. No? Che ne dite? Intanto vedete le mie belle unghiette. Ho prurito al naso, quindi non ho fatto nulla di male, ragazze. Sappiatelo che ho solo prurito al naso, non mi sono fatta nulla di che. Non mi, come si dice, non mi. Aspettate un secondo. Non mi. Come si dice? Non viene in mente la parola, si può sapere perché. Vabbè, non importa, non viene in mente la parola che volevo dire. Comunque cercate di non travisare quello che avete visto. E comunque niente, buona fesseria, non avete visto niente di male. Poi cosa stavo scrivendo? Boh. Ah, ecco, ora mi ricordo. Ok, poi. Scusate se dico sempre prima, sto ragionando su ciò che devo organizzarmi durante tutte le giornate che io eseguo e che cerco di essere attiva e riproduttiva nelle giornate. Riproduttiva nel senso che cerco di essere attiva a fare ciò che devo fare per non stare sempre. O a guardare video su YouTube o altre cose, cerco di. Sì, guardo video su YouTube, lo faccio scorrere il video, però faccio anche altre cose, non faccio solo video su YouTube, sia chiaro. Ora capite perché mi guardo ogni tanto faccio video, non ne faccio, smetto, faccio pausa perché non faccio solo quello. Oddio mio, vabbè. Raga, io vi saluto perché mi sa tanto che il video è durato anche troppo. Quindi, vabbè, non so quanto potrà durare questo video, quindi non ne ho idea neanche io. Quindi, vabbè, va bene così.
Spero che questo video, appunto, non l'ho detto all'inizio, ma alla fine vi sia piaciuto. E mettete un bel like di supporto e continuo con la seconda parte del video perché questo diventa troppo lungo. Quindi non ho idea di cosa ne uscirà fuori di questo video. Casomai ve lo carico senza editarlo sto video, ok? E niente, io nel frattempo continuo a scrivere. Se si dovesse stoppare il video, mettete un bel like di supporto, un commentino e attivate la campanella per non perdere il prossimo video. Aggiornamento sul canale YouTube mio e seguitemi su Instagram come youtuber melania trattino basso 8 trattino basso così 8 youtuber melania trattino basso 8 Instagram sono su Facebook c'erano tutti i miei account YouTube cioè non YouTube il mio profilo Facebook sia privato che della mia pagina Melania Beauty, Melania Barzale Beauty e vabbè, Melania Beauty, TikTok anche, sono su TikTok. Melania Barzale Beauty sono make-up, sono nero, comunque cercatemi. Se no vi metterò qua nell'info box, qua sotto, quindi nell'info box, il mio TikTok e il mio nome, ok? Ciao ragazze, io continuo a scrivere se si dovesse bloccare la registrazione o chiudere, sappiate che... Tutto a posto, continuo con la seconda parte, ok? Se riesco e se me la sento, se no pazienza, ci siamo visti lo stesso, sto bene, ok? A parte il freddo, ma tutto ok, tutto a posto. Poi, nel frattempo c'è mio che sta guardando la tele, in sala, e vabbè. Mi piace il mio trucco, spero di sì. Sempre prurito al naso, non capisco perché sto prurito al naso, boh, vabbè. Sto continuando a scrivere per capire un po' fino a che tempo, punto posso arrivare alla registrazione, vabbè. Vabbè, mi fermo perché per adesso un po' allora. Per adesso ce l'ho bene in mente cosa devo fare. Ce l'ho, ma come cacchio parlo?
No, per adesso ho bene in mente cosa fare, cosa dovrei fare, però YouTube al momento non ho scritto niente, boh, dove è più là. Ah sì, ecco, vedete? Cioè, da nulla mi viene in mente cosa fare. Ok, vorrei fare make-up, first impression, prima impressione su altri prodotti che ancora ho toccato, anzi non ancora, ho toccato, cioè ho provato sul mio viso, sui miei occhi, però ops, stavo già buttando qualcosa per terra, aiuto, però ancora non ho avuto modo di capire bene se funzionano o meno sulle mie occhi, sulle mie palpebre. Mobile fisse, non lo so, ragazzi, è tutto a vedere perché tutte le volte che apro un ombretto e poi lo provo giorno sì e l'altro meno, e poi lo lascio lì a prendere polvere, non capisco bene come va. Io ho detto faccio una recensione tempo fa nel canale, però non ho detto se mi piacevano i colori, la palette, è una trousse di Douglas, buttatela come Dio si voglia, però non sono ancora riuscita a capire bene se funzionava bene la palette della Douglas, che è una trousse grossa così, a forma di UFO, però boh, non lo so, no, i palette, dico io, il palette, buonanotte, sì, è la palette, trousse, come la si voglia chiamare, però sono riuscita ancora a capire bene come sono gli ombretti, quindi vorrei capire bene se riesco o meno a fare bene o meno una recensione. Dovrei studiarla bene e cercare di recensirla a modino, come si dice, come dice la Miss Bella, Clio Makeup. E vabbè. Douglas è bella, ce l'ho qua di fronte, qua davanti a me, però non ho ancora avuto modo di prenderla e di... Cioè, l'ho presa, però non l'ho usata bene come si deve. A parte questa zolfa che è stupenda, è troppo bella, mi piace da morire, bellissima. Allora, qua c'è un campioncino di profumo che mi sta piacendo ed è il numero 38 Parma Parfum, vabbè, preso in farmacia, sarebbe questo qua, questo, vedete? Molto bello, però ancora non lo voglio usare perché ho paura che sia il penultimo, vabbè, no comment. Poi questo Extra Spice, ops, sta tutto facendo il paraflash. Quindi questo Extra Spice mi piace, la sto utilizzando, ma non sempre. Non ha tutti i buchetti che vorrei io, tutto il solco che ho io, però c'è tutto il buco che solco. Sto di tutto il buco, però vorrei... Ops, ciao ciao! Vorrei tutto fare i buchi nelle palette, ma boh. Vorrei fare un project pan anche io, come fa Carolina Bonanini. Buonanni o Bonanina, non so, Buonanni, sì. Credo di sì. Carolina, vorrei fare un video come lo fai tu, del progetto, ma boh, non ne ho idea. E niente, ragazze, quindi praticamente, boh, si vedrà se riuscirò a fare o meno sto video dove parlo come si può dire, di tutte le cose che sono riuscita a fare finora. Ok? Come per esempio raccontarvi una cosa che mi è piaciuta molto, anche raccontarvi le cose che mi stanno gratificando in questi giorni, boh, non lo so, gratificando, ci sono tante cose a cui io sono grata o reso grati, boh, non lo so, vediamo. Anche mangiare la macedonia mi è piaciuto tantissimo. Voi direte che c'entra la macedonia con il make-up? E vabbè, raga, per dirvi tanto, per parlare e stare in vostra compagnia, vi parlo di tutto e di più. Basta che parlo con voi. Perché con mia nonna parlo poco e nulla. Parlo sì, ma parlo perché parlo di altre cose con lei. Almeno con voi posso parlare a ruota libera, ma parlare di cose free con le ragazze. Io questo canale vorrei quasi cambiare il nome e chiamarlo La frivolezza del web. Boh, vabbè, ci penserò. Ho appena cambiato nome, ma vorrei cambiarlo, boh, non lo so. Lo vorrei ricambiare da capo.
Non ne ho idea, ragazze, boh, vediamo. Comunque, ragazze mie, sta il fatto che mi sta molto piacendo, molto piacendo, non so se posso sentire mai così, il mondo del web, YouTube. È vero, non è solo fare YouTube, ma sta il fatto che ho capito che non si possono pretendere le troppe visual e non siete neanche obbligati a visualizzarmi tutta per intera o a iscrivervi al mio canale. Questo l'ho capito, ma a me mi interessa solo che siate bravi, sinceri, ma soprattutto che siate gentili con me. Non ve la prendiate male quando vi dico che fa niente, non avrò tante views, ma almeno ho i miei iscritti, come dite voi, i miei iscritti fedeli, ed è giusto così, infatti. Niente, questo è quanto, ragazze. Ogni tanto mi mette la schiena curva, invece di metterla dritta, perché ne gioverà la mia schiena, ma non è sempre così. Vabbè, pazienza. Quindi, ragazze, sto cominciando a iniziare un bel po' di non a iniziare, a finire tutte le creme corpo che ho e ve le vorrei mettere in carreggiata, di farvele tutte vedere, man mano passare tutte le creme che ho, passare, nel senso, farvele vedere le mie creme preferite corpo, perché anche io ho intenzione di fare una rubrica sia sul make-up, project pan make-up, ma anche project pan, cura del corpo, della cura della persona, del corpo, quello che è, insomma, tra viso e corpo sarebbe, che non sarebbe male, per come si dice? Entusiasmarmi, si dice così, non lo so, comunque, cercare di avere più spinta di la curarmi di più i piedi, anche le mani che sono di rospo, non so perché, ma la verità. E cercherò anche di, perché no, di curarmi più i piedi, cosa che non lo sto più facendo da chissà quanto, vabbè, dettagli e niente, e nulla, aspettate che lo scrivo così me lo ricordo. Cura, cura, l'ho già scritto, me lo riscrivo per ricordarmelo, guardarmelo, del piedi e del corpo. Ok, ricordatevi, se si chiude la registrazione è perché è finito il tempo, ma vabbè, dettagli. E niente, poi cos'altro per dirvi? Ah, penso che a volte non è importante solo l'amicizia sul web, ma è importante anche la propria famiglia, perché la famiglia è la cosa più importante che c'è in ognuno di noi. Se non c'è la famiglia e se non c'è Dio, non siamo nessuno, devo dire la verità, è questo. Se non abbiamo Dio, non siamo nessuno, lo dice anche il Papa in persona, se non sbaglio. Sì, mi sa di sì. Perché va bene i social, ma non dobbiamo seguire. Io ho sentito dire che non dobbiamo stare troppo appresso alle mode, al fare sì delle influencer, quello e quell'altro. No, non voglio mettere il dito contro nessuno, però senza troppo eccedere, possiamo guardarle e mettere tutti i like che vogliamo, ma non dobbiamo stare troppo appresso a tutte queste dicerie delle influencer. Così ho capito dal Papa, non mi veniva in mente il termine, scusate, dal nome, da chi l'ho sentito dire, dal Papa. Un attimo solo, ragazze. Ah no, io adesso vi saluto perché veramente se non diventa troppo lungo. E nulla. E nulla. Allora, video. Che tanto poi non so manco se lo faccio, ma ci provo. Project panna. Project panna. Ok. E per oggi è andata a buon fine. Poi se volte provo la Macedonia, ma la faccio in diretta con voi. La Macedonia, sempre se mi riesce. Ok? E niente, io adesso passo e chiudo, come suol dire, tra navi e motonavi, come suol dire ai vecchi tempi, anche se qua si può dire su YouTube solo ciao e
Ci si vede al prossimo video. Bacio, ragazze. Se mi siete stati molto bene. Zara, dove ho messo l'altra pochette? Ah, è il di là, ok. Scusate che non vedevo dove ho messo le pochette. Poi, niente. Noi ci si vede appunto al prossimo video. Sto guardando quante altre cose non vi ho fatto vedere, ma non importa. Si vedrà tutto al prossimo video. Tanto lo so che di video lungo non so manco se li guardate tutti, però. Appunto, come ho appena detto io, non importa, basta che guardate almeno per metà, poi per metà, non lo so quanto sarà questo video lungo, appunto. Certo che devo dirvi che sono contenta che mi è stata regalata questa agenda da una mia amica. Che mi sta aiutando tantissimo psicologicamente, quindi la ringrazio di cuore per questa agenda che veramente è come un libro sfogo per non guardare sempre, non parlo sempre solo di YouTube, però questa mi aiuta molto perché quando non voglio stressare mia nonna, trascrivo qua sopra e mi ascolto della buona musica, che la musica è terapia, ragazze. Sappiatelo, che è terapia. Dai, non vi vergognate a scrivere qua sopra. Prendete carta e penna, taccuino e penna e scrivete, perché è uno sfogo liberatorio, fa bene a tutti quanti, all'anima e a tutto quanto, e al cuore soprattutto. Perché quando uno si sfoga qua dentro è più che a posto. Niente, ragazze, io vi saluto. Ci vediamo al prossimo video e grazie ancora dell'ascolto. Ciao, davvero, ora vi saluto.